Signori, veramente un felice anno nuovo si fa per dire, perché di felice ci sarà la dipartita di questa gente che non se ne vuole andare. È finito un anno catastrofico per rigor mortis, si ripropongono tutti quelli che hanno disintegrato questo paese, da Fini, Casini, Bersani, Berlusconi. Ma veramente è incredibile. È incredibile, con una file sembra che viviamo in due piani paralleli, il loro e il nostro. Come in uno psicodramma, li vedi, si chiamano ministro, come va, presidente? E ci credono veramente di essere ministri e presidenti di qualcosa. Questa gente deve andare via con le buone, col Movimento 5 Stelle, o se no arrivano delle albe dorate. Io ve lo dico, noi siamo la vostra assicurazione sulla vita. E avete disintegrato questo paese, non c'è più una piccola media impresa che sta in piedi. La nostra industria, no, abbiamo perso il meccanico, il tessile, abbiamo perso la chimica, abbiamo perso la nautica, abbiamo perso l'informatica, non c'è più nulla. Quindi questa bisogna, abbiamo bisogno di un pensiero nuovo, ma bisogna che andiate via tutti. Avete fatto un colpetto di Stato di nuovo, durante le elezioni cambiate le leggi, ma è pazzesco. E prima ad aprile, poi a febbraio per non farci entrare, lo capisce anche un bambino, no? A febbraio riducete tutti i tempi, voi le firme. Non dovete prendere, basta vi accorpate a un partito di governo. Solo Monti ne deve prendere qualcuna al Senato, ecco perché le avete accorciate e diminuite le firme, ma non ce la farete. Io meno male che sono partito quest'estate con due studi di avvocati che mi costano l'ira di Dio per entrare in questo mondo della modulistica, tutto complesso. Ogni volta voi cambiate le carte, siete dei bari della democrazia, cambiate le regole ogni tanto. Ma meno male, con i due avvocati, uno adesso è in analisi, si sta riprendendo, perché vedere i moduli in A3, quindi non li puoi scaricare in download, diversi per la Camera, diversi per il Senato, diversi per le regioni a statuto speciale, diversi per i consolati. Siamo entrati in questo mondo dei consoli, questi consoli che vivono là, cosa fanno i consoli? Non danno una mano ai propri cittadini i consoli. Abbiamo quello di Buenos Aires, quello di australiano, di Sydney. Ma cosa state facendo? Non si fanno trovare, c'è il nastro, non abbiamo il server che funziona, abbiamo solo il modulo della Camera e non quello del Senato. Oh, allora noi cominciamo a denunciarvi, quindi io mi appello anche ai parenti in Italia, scrivete di andare a votare in queste circoscrizioni per favore, perché abbiamo bisogno, è il momento che devono votare i nostri emigranti. E poi questa fretta di aver fatto queste robe ci ha messo in crisi, anche perché se votavamo ad aprile noi potevamo entrare in Parlamento e Napolitano era già andato via e potevamo sceglierci anche con i nostri voti il nostro Presidente del Consiglio. Quindi è tutto una succedersi di truffe, truffettine, colpi di Stato. Veramente basta, dovete andarvene via tutti. Noi vogliamo la nostra sovranità, l'Italia deve diventare un'altra cosa. Leggetevi il programma del Movimento 5 Stelle, sono ragazzi magnifici, una media straordinaria di ragazzi messi nei consigli comunali e regionali. Abbiamo quattro sindaci, sono tutti entusiasti di questi ragazzi qua. Apriamo il Parlamento, vedrete. Lo so perché avete paura, perché apriremo il Parlamento ed saranno finite le vostre cosine, il vostro essere politici. No, no, noi sappiamo governare perché voi avete saputo governare. Voi votate lì il paragrafo 5 della Commissione 7 che ha ribattito sul comma della legge 26. Fate un clic elettronico in base a quello che vi dicono. Questo è il vostro fare politica. Il vostro fare politica è andare in televisione e sui giornali. Voi ve ne dovete andare con i vostri server della televisione. Quindi noi abbiamo bisogno di un ricambio di pensiero, di mettere dentro redditi di cittadinanza, di mettere dentro strumenti per gli italiani, per i cittadini che possono far valere i propri diritti, come i referendum propositivi senza quorum. Andatevi a leggere il nostro programma, vi prego. Quindi sarà un anno questo, saranno questi 3 mesi, 2 mesi che mancano le elezioni, durissimo. Ne sentirete di ogni sul mio conto, vi prego, cercate di rimanere sani, guardate i nostri candidati che li abbiamo votati con la prima votazione online, sono seguito da tutte le televisioni del mondo, i coreani, i norvegesi, gli svedesi, americani, inglesi, sono venuti a intervistarmi tutti, stravolti, per dire come avete fatto a costo zero, senza chiedere, e abbiamo i nostri candidati 2 mesi prima che si possono vedere, ma
quale partito ha mai fatto una cosa così? Sono tutte persone laureate ma persone normali anche, madri di famiglia. Ma cosa c'è di più bello di mettere una madre di famiglia con 3 figli in Parlamento? Sarà la conquista, è una grandissima conquista della gente per bene al posto di questi malfattori, questi ladri. Quindi io vi dico che stanno cercando in tutti i modi di adesso di creare difficoltà in qualsiasi senso. Ce la faremo perché io mi sono fatto un mazzo, tutti ci siamo fatti un mazzo incredibile. Io ho fatto 2 tour, massacri tour, uno al sud, uno nel centro-nord, ho fatto 18 comizi, 30 comizi in 3, in 4 giorni, non sapevo più dove ero, però un affetto e un'accoglienza straordinaria. L'unico che sono per le strade sono io. Questi cialtroni non vengono in mezzo a voi, o ci vengono e si barricano con l'esercito e la polizia. Quindi è un grande momento questo. Bisogna mandarli tutti via. Faremo una piccola indagine fiscale, il politometro, perché verificheremo quanti soldi avevano prima, durante e dopo. Se le cose non quadrano. Fare quel surplus lo metteranno su un IBAN per conto dello Stato. Quindi ci riprendiamo la nostra sovranità, discuteremo cosa siamo diventati, ridiscutere alcune regole che ci tarpano e non possiamo fare nulla. Il super commissario che ha accettato Bersani è una roba ignobile, un super commissario che guarderà se andiamo bene o non andiamo bene. Il patto di stabilità l'ho letto, non si capisce. La politica è semplicità, non è difficoltà. Io vi abbraccio, so di darvi delle brutte notizie, so di dirvi che bisogna ricominciare, ma è anche bello poter cominciare a pensare in un altro modo che non sia la crescita, che non sia il PIL, che sia un altro modo di vedere le cose. Possiamo fare veramente grandi cose, mettere dei paletti e dire in 20 anni, ci metteremo 20 anni, ma io voglio sapere come si muoverà mio figlio fra 20 anni o mio nipote fra 30. Quindi passare dal petrolio alle rinnovabili, detassare gli investimenti, la piccola impresa e metterla al centro con del microcredito, con una banca di Stato e le tasse. Metterle sul petrolio, su gente che fa prodotti e consumi di prodotti indecenti che rovinano la qualità della vita alle persone. Non è difficile, non è difficile. È fantastico. Dobbiamo riprogettare tutto, dalle scuole all'università, alla sanità, cosa significa sanità e salute, alla giurisprudenza, alla giustizia. Ridiscutere con le persone. Ci mettiamo lì e abbiamo bisogno di un pensiero nuovo. Io vi abbraccio veramente. La politica è questo. Perché sennò cos'è la politica? Il paragrafo 5 del comma 7 è limitato al paragrafo 2 del comma 18, modificato nel comma 7, quello che votano questi cialtroni che non sanno neanche cosa votano. No, la politica è una cosa semplice. Se abbiamo i soldi facciamo questo, se non abbiamo i soldi non facciamo questo. Avere i bilanci partecipativi, far scegliere i cittadini se fare un ponte o se fare un ospedale. Far scegliere i cittadini. Ma prima di far scegliere i cittadini bisogna i cittadini si vadano a informare, informatevi. Magari non votate il Movimento 5 Stelle, ma informate, siate curiosi, non fidatevi di questi cialtroni delle televisioni. Per favore, siate curiosi, cercate che in fondo poi quello che vi appare non è mai così. Un abbraccio affettuoso e buon 2013, 2014, 2015, se ci arriveremo.